Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Immagino tu stia per raccontarci uno dei tuoi sogni. No, Vastatore, oggi non ho nessun sogno da raccontarvi. Oh, finalmente. Oggi vi racconterò l'incubo che ho fatto stanotte. Ah, ecco, e che cosa hai sognato stanotte? Oh, non puoi capire, Vastatore, sono ancora terrorizzato. Ah, è per questo che facevi tutto quel casino allora. Ok, allora, stavo passeggiando tranquillamente come faccio sempre, no? E tutto ad un tratto mi casca un serpente sulla testa. Vabbè, che vuoi che sia, dai. Mamma mia, che schifo, Vastatore. Me lo sentivo camminare sopra, era così viscido e schifoso. Questo sogno mi piace. Oh, sta zitto, abbi rispetto. Insomma, iniziai a correre, sempre più veloce, sempre più veloce, per scrollarmi questo coso schifoso di dosso. Ma vabbè, Arex, dai, era solo un serpente. Oh, Vastatore, zitto, lo sai che ho il terrore dei serpenti. Vabbè, che razza di serpente era? Non lo so, era lungo e senza braccia e molliccio. Vabbè, come tutti i serpenti. Insomma, mi buttai da un dirupo. Che? Ma così ti ammazzi anche tu? No, tranquillo, non mi ammazzo. Ah, vabbè che tu nei sogni sai volare. No, quella è nell'edizione precedente. In questa versione non so volare. Questo è tutt'altro universo. Uffa, che sogni complicati che fai. Insomma, stavo cadendo da questo dirupo, fammi cadere in pace, dai. Va bene, cadi. Poi, tutto d'un tratto, rimasi impigliato ad un albero. Che fortuna! E dimmi, come hai fatto ad impigliarti? Si era impigliato il serpente, che tra l'altro mi stava ancora tenendo per la coda, perciò ci ritrovammo lì appesi come uno yo-yo, a dondolare su e giù, pinghiede ponghiede, pinghiede ponghiede. Che spettacolo pietoso! Ma poi accadde il miracolo, perché riuscii a liberarmi dalla presa del serpente e continuai a cadere, mentre lui rimase impigliato sull'albero. Che noia. E poi atterrai su una sostanza strana. Era una sostanza elastica e appiccicosa. Che roba era? Uno slime? No, non era uno slime. Mi resi conto di trovarmi sopra una ragnatela. Una ragnatela? Sì, era una ragnatela gigante. E adesso vieni divorato dai ragni. E perché lo dici con quella risatina malefica? Perché è uno spettacolo che non mi perderei per nessuna ragione al mondo. Insomma, sta di fatto che arrivarono 10.000 ragni. 10.000? E come fanno 10.000 ragni a condividere tutti quanti una sola ragnatela? Vabbè, nel senso che erano tanti, Vastatore, dai. E tutto d'un tratto iniziarono ad attaccarmi. Sentivo tutte le loro zampone pelose sopra di me. Mamma mia, quanto erano grandi. Molto, molto grandi. Erano quasi più grandi di me. Più grande di un tirannosauro, cavolo. Quindi erano addirittura più grandi del ragno del Signore degli Anelli. No, non ho voglia di piselli adesso, Vastatore. Ma non ho detto piselli, ho detto... Vabbè, lascia stare. Iniziarono a minacciarmi con queste tenaglie mostruose, con quegli occhi neri e terrificanti. Mamma mia, se ci penso sento ancora un brivido lungo la coda. Poi? E poi iniziarono a tessermi una ragnatela addosso. Ormai non c'era più niente da fare. Ero in trappola. Provai a liberarmi in tutti i modi, ma non ci riuscii. E nel frattempo quelli continuavano a guardarmi. Mi scrutavano con quegli sguardi assassini. E fu allora che capii che stavo per essere mangiato. Oh, che bello! Ma poi accadde qualcosa. E cosa? Sentì un ululato agghiacciante. Un ululato? Sì, e infatti mi accorsi che c'era la luna piena. Wow, quindi c'erano i lupi mannari. Sì, i loro ululati erano così spaventosi da far scappare persino i ragni. Ah, quindi in un certo senso ti hanno salvato la vita. Sì, ma stavo per essere mangiato comunque dai lupi, Vastatore. Che casino. Li sentivo correre verso di me. Si avvicinavano sempre di più. E poi li vidi. Erano altissimi, quasi quanto me. Dei lupi mannari alti quanto un tirannosauro. Boh, vabbè. E iniziarono a fissarmi con quegli occhi rossissimi e le zanne bavose che uscivano dalla bocca. E ti hanno mangiato? Io provai a dimenescarmi per liberarmi dalla trappola che mi avevano costruito i ragni. Cercai di liberarmi da quelle ragnatele, ma non c'era verso. Più mi muovevo e più mi appiccicavo. E nel frattempo i licantropi continuavano a fissarmi. Poi spalancarono le fauci e io urlai. Poi mi colpirono in testa e mi svegliai. Oh, ma guarda un po'. Lo sai che la botta in testa non te l'hanno data i lupi mannari, no? Come no?
E chi me l'ha data? Io so che qualcuno mi ha dato una botta in testa e mi ha svegliato. Sono stato io. Sei stato tu? Sì. Ma Vastatore, ti sembra modo di svegliarmi? Cioè, per poco non mi spaccavi il cranio. Oh, dovresti ringraziarmi, Arex. Ti ho salvato da lupi mannari. Se non ti avessi svegliato a quest'ora saresti morto. Oddio, è vero! No, aspetta, scusa, ma nei sogni non posso morire. Sì, ma cioè, però stavi morendo di paura, perciò io ho preso a cuore la tua situazione e ti ho svegliato. Vabbè, Vastatore, però potevi farlo in modo un pochino più dolce. Oh, senti, eri lì ad urlare e mi stavi facendo venire mal di testa. E così hai porgiuto fine alle sofferenze di entrambi. Ecco, vedi, che tutto sommato tuo fratello Vastatore, è un dinosauro dal cuore buono, vedi? Sì, infatti. Grazie, Vastatore, per avermi salvato dai lupi mannari. Prego, prego, non c'è di che. Lo so, sono un vero eroe. Comunque, direi che il video può finire qui. Sì, infatti. Bene, ragazzi, fateci sapere se questo video vi è piaciuto, anche se era un po' terrificante. No, tranquillo, qua l'unico ad essersi spaventato sei tu. Oh, uffa, e non è colpa mia. Vabbè, noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti!